La Val di Sangro vince e convince con una prova egregia liquida all'Avezzano, aggiudicandosi il recupero della quarta di ritorno e lasciandosi alle spalle gli ultimi due scivoloni patiti in trasferta. Andiamo con gli highlights della gara. Preme subito sull'acceleratore la Val di Sangro, che già al primo minuto si rende pericoloso. Piperista dal limite scalda le mani a Zambardi. La Val di Sangro continua a spingere, creando diversi grattacapi alla retroguardia marsicana, e all'ottavo va ancora vicinissima al gol. Punizione di Capitan Leone, parabola velenosa con palla che fa la barba al palo. È solo questione di minuti, perché al 14° arriva il gol del vantaggio. Lancio dalle retrovie, Piperista c'è e con estrema freddezza trafigge Zambardi per il gol che vale il momentaneo 1-0. L'Avezzano soffre e non riesce a imbastire azione degna di nota, così al 36° ci prova ancora Piperista dal limite. Il tiro è centrale e non impensierisce Zambardi. L'Avezzano si scuote e due minuti dopo sfiora il pareggio. Arcese dal limite impegna seriamente Rossetti. È l'ultima azione del primo tempo, così dopo due minuti di recupero l'arbitro Piccolo manda tutti a riposo sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa la musica non cambia e due minuti dopo Margarita, con una splendida inzuccata, scavalca Zambardi e trova il gol. La gioia del giovane sangrino viene soffocata dalla bandierina dell'assistente, che ravvisa un probabile ma non certo fuorigioco. La Val di Sangro non molla e continua a cercare il raddoppio. Al 17° ci prova Galetti. Fa tutto bene dietro l'argentino, ma alza troppo la mira, lambendo il montante. La risposta marsicana arriva due minuti dopo, a fondo sulla sinistra, assist e deviazione sangrina con Rossetti costretto a respingere di pugno. Al 24° Piperista chiude la pratica, assist dalla destra e deviazione in scivolata per il gol che vale il definitivo 2-0. A questo punto la Val di Sangro si limita a gestire la gara, rischiando però al 35°, quando con un'azione insistita i ragazzi di Mister Lancia impegnano seriamente Rossetti e compagni, senza però riuscire a finalizzare. Si chiude così un incontro intenso, largamente dominato dai padroni di casa. Presidente Pellegrini, una prova di carattere con la A maiuscola, si è chiusa la crisi. Ma io credo che la crisi in un campionato dove stiamo secondo in classifica, e se andiamo a guardare i gironi e tutti gli altri gironi, a questi punteggi che abbiamo noi stanno quasi tutti quanti primi in classifica. Due partite ci possono stare a perdere. Non è, secondo me, la stampa che ha parlato di crisi, però noi non abbiamo mai parlato di crisi. Io ho chiesto alla squadra queste due partite in casa di ottenere 6 punti, perché era ora che dimostravamo che eravamo la seconda in classifica. Adesso fuori ormai dalla Coppa Italia, con il Gallipoli a una distanza proibitiva, la Val di Sangro cosa può fare? Beh, la Val di Sangro sapete cosa può fare, deve fare secondo assolutamente e vincere i playoff per sperare di essere pescati in Serie C. Mister Lancia, un risultato alla vigilia che non era scontato, poi cos'è successo in campo? È successo che il Val di Sangro ha creduto molto nella vittoria, l'ha ottenuta,